Grazie Presidente, anche qui diciamo siamo sempre nel tema spiagge, nel tema Bolkestein. Noi volevamo cogliere l'occasione appunto per capire che indirizzi ha questa giunta e riguardo a questa ridiscussione che avverrà adesso con la Bolkestein e quindi alla riassegnazione in qualche modo delle concessioni, perché per quanto riguarda anche le spiagge libere. Noi abbiamo, non c'è una norma precisa riguardo alle spiagge libere, ma c'è una delibera di giunta che risale al 2003 in cui si sostiene che le spiagge libere devono essere almeno il 20% della linea di costa emiliano-romagnola. Già nella scorsa legislatura il gruppo Movimento 5 Stelle fece un'interrogazione proprio perché sottolineava che in alcuni comuni il 20% sia abbondantemente concesso come spiaggia libera, in altri comuni, soprattutto nella zona sud, quindi da Cervia a Cesenatico e andando verso Cattolica, le percentuali di spiagge libere sono molto basse, anche sotto il 10%, ma con percentuali anche del 6-7% o addirittura del 4%, e spesso queste spiagge libere sono dedicate a luoghi magari a luoghi marginali. Ecco, allora noi pensiamo che quando si va a ridiscutere il metodo di riassegnazione delle concessioni, questa potrebbe essere un'occasione per ripensare anche quante e quali spiagge libere possono essere dedicate, perché comunque una quota libera a disposizione di chi vuole usufruire di una spiaggia libera sia importante, e anche perché alcune regioni magari oltre alla spiaggia libera hanno definito la spiaggia libera attrezzata, che è una spiaggia libera che ha comunque alcuni servizi. Ecco, noi vorremmo sapere se è intenzione dell'assessorato rivalutare le spiagge libere, perlomeno definire probabilmente per ogni comune almeno una soglia minima, perché mentre quel 20% può essere accettabile su tutta la linea di costa, però probabilmente se dei comuni hanno lo 0% di spiagge libere non permettono a chi vuole fruire di questo bene, che è un bene comune, di quel bene. Grazie. Grazie consigliere Bertani. Ricorderà il consigliere Bertani, la Regione Emilia-Romagna ha recentemente modificato la legge regionale 9 del 2002, compiendo un ulteriore e vorrei dire quasi definitivo passo verso il decentramento dei poteri amministrativi in materia di arenile con finalità turistico-ricreative, inserendo appunto nella modifica legislativa criteri di forte semplificazione sulla strumentazione urbanistica che regolamenta questo tratto di territorio, con l'obiettivo di rafforzare, come abbiamo detto durante la discussione della legge, il ruolo dei territori in piena attuazione della delega amministrativa. Alla luce appunto delle modifiche apportate alla legge 9, i comuni oggi sono davvero nelle condizioni, in quanto titolari della delega, di definire gli strumenti più adeguati per garantire una idonea regolamentazione, diciamo ancorata fortemente allo sviluppo sostenibile delle spiagge, alla fruizione delle stesse e al contemperamento dei legittimi interessi privati, ancor più legittimi alla luce degli investimenti che sono stati effettuati o che saranno effettuati dai concessionari, soprattutto in riferimento all'ammortamento degli investimenti che sono stati e saranno realizzati, prevedendo ovviamente nel pieno rispetto dei parametri regionali una quota comunale di spiaggia riservata alla libera fruizione. Ecco, il confronto che è attualmente in corso a livello nazionale e che poi ovviamente dopo l'approvazione non tanto della legge delega quanto dei decreti attuativi dovrà coinvolgere anche la nostra regione sulla nuova regolamentazione della legge di settore, potrà costituire, come diceva giustamente il consigliere Bertani, l'occasione anche per fare una valutazione ulteriore che vada oltre, diciamo, il tema legato alla riassegnazione delle concessioni, dei criteri, anche nell'ambito appunto delle discussioni che dovremo fare, ribadisco, quando dovremo recepire i decreti attuativi e quindi regolamentare la futura concessione delle spiagge con finalità turistico-ricreative, contemperando in questa discussione anche eventualmente il tema
delle spiagge libere e una diversa, come dire, diverso calcolo, ecco, della percentuale complessiva delle spiagge che saranno o dovranno essere destinate appunto alla libera fruizione. Quindi c'è naturalmente la massima disponibilità da parte nostra nell'ambito di quella discussione a fare un ragionamento anche legato al tema posto dall'interrogazione. Grazie. Grazie Presidente, beh, ringrazio l'Assessore per la disponibilità a ragionare almeno del tema, anche se qualche elemento di preoccupazione dalla sua risposta può scaturire, perché dicendo che abbiamo delegato tutto ai comuni, la preoccupazione è quella che poi i singoli comuni, se non vengono stabiliti a livello regionale dei parametri che valgono per tutti, perché quella determinazione del 20% su tutta la costa emiliano-romagnola, se poi diamo delega completa ai comuni, rischia poi di diventare uno 0, sui comuni che magari hanno più interesse a fare cassa o ad accontentare giustamente anche la voglia di fare impresa dei bagnini. Però noi dobbiamo ricordare che la spiaggia è un bene pubblico, quindi quando è data in concessione va data con un canone equo, quindi che dia modo all'esercente di fare degli investimenti, ma che poi ripaghi anche il fatto che quella è un bene pubblico e che parte di quel bene pubblico sia sicuramente data anche alla libera fruizione. Quindi noi monitoreremo anche questo passaggio e staremo ben attenti che le spiagge libere o anche le spiagge libere attrezzate, questo secondo noi è un suggerimento o un'idea da approfondire, da seguire, siano disponibili sempre a tutti i cittadini. Grazie.